Questo programma è offerto da Giallo a Santa Flavia. Un uomo, Giovanni Nasca, di 72 anni, è stato trovato carbonizzato all'interno del suo terreno in una zona di campagna. L'amara scoperta era stata fatta dai vigili del fuoco intervenuti proprio per spegnere l'incendio. L'episodio è avvenuto su un terreno che costeggia la statale 113, nei pressi di Contrada Torre Muzza, luogo dove immediatamente si sono recati i poliziotti del commissariato di Bagheria. Le cause del decesso sono ancora da accertare. Abbiamo appena avviato le indagini. Pare che l'uomo sia morto mentre stava lavorando in campagna, ma al momento non abbiamo certezze. Queste le parole che arrivano dalla questura. Resta da capire se l'incendio sia stato appiccato da ignoti o se si tratta di un tragico incidente. Sul corpo dell'uomo è stata disposta l'autopsia che sarà eseguita nella giornata di oggi. Seguono aggiornamenti. Prima lo schianto, poi un'esplosione. Il fumo nero che entrava nelle abitazioni ha portato davvero sgomento tra gli abitanti della borgata Pomara. È accaduto ieri in un tranquillo e silenzioso pomeriggio domenicale in via Pomara alle porte di Villa Abate. Erano le 15:30 quando una Citroen C1 nera si è andata a schiantare contro una colonnina di rifornimento benzina appartenente al distributore della zona. Poco dopo l'esplosione, le fiamme hanno avvolto il mezzo e buona parte del distributore. Al volante dell'auto un ragazzo da poco maggiorenne, Vincenzo Di Paola, che è riuscito ad uscire dall'autovettura prima che questa prendesse fuoco. Il giovane è rimasto illeso, ma è stato trasportato all'ospedale Buccheri La Ferla per degli accertamenti. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale, la polizia municipale e dei vigili del fuoco. Ancora non si conoscono le motivazioni che hanno portato l'auto allo sbando. Pare che il giovane non avesse ancora la patente e che l'auto non fosse assicurata. I carabinieri della stazione di Monreale Pioppo continuano la loro lotta contro l'abusivismo. Infatti, durante un controllo, i militari hanno notato sul territorio la presenza di due cantieri, che però risulterebbero privi delle autorizzazioni necessarie per l'edilizia. In particolare è stata notata a Pioppo una villetta su due piani costruita nelle vicinanze di un fabbricato appartenente a due coniugi che avrebbero voluto sistemare i figli all'interno dell'abitazione abusiva in questione. Il secondo cantiere è stato invece bloccato alle fondamenta dai militari e così tutti i manufatti sono stati sottoposti a sequestro preventivo. Alle ore 5 di sabato scorso i militari della compagnia di Termini Imerese hanno denunciato 4 persone per aver violato le norme volte alla protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio. Durante un servizio perlustrativo svolto nella strada intercomunale del comune di Terabbia è stata controllata un'autovettura sospetta con 4 persone a bordo. Tra i sedili anteriori e posteriori dell'auto vi erano un fucile da caccia, legalmente detenuto, con relativo munizionamento. All'interno di un sacco di plastica, invece, si trovavano conservate 5 lepri, mentre nel vano bagaglio un ulteriore sacco contenente un cinghiale. La lepre è al momento un animale protetto, per cui ne è vietata la caccia, mentre per quanto riguarda il cinghiale, la caccia è consentita soltanto a partire da novembre fino a gennaio. Per questi motivi i 4 cacciatori sono stati condotti in caserma, mentre la selvaggina, le armi, le munizioni e dei documenti di caccia sono stati sequestrati. Dopo ben 4 mesi di indagini, arriva giustizia per l'uomo che nel giugno scorso era stato selvaggiamente picchiato nel corso principale del comune di Elimena. I fatti risalgono per l'esattezza al 4 giugno, quando un uomo di 43 anni, di cui non sono state rese note le generalità, transitava a piedi in via Trieste. Ad un tratto venne avvicinato da 2 persone. Gli stessi, dopo averlo insultato pesantemente, hanno cominciato a colpirlo. Un uomo in particolare, Paolo Antonio Vazzano, classe 1977, ha sferrato alla vittima calci e pugni, inflitti ripetutamente, nonostante la stessa implorasse pietà.
Vazzano, già noto alle forze dell'ordine, resosi autore qualche settimana fa di rapina violenta ai danni di una ragazza, si trova adesso ai domiciliari con l'accusa di lesioni personali gravi. Beh, come si potrebbe dire in questi casi, meglio tardi che mai. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Certamente era chiaro che quella di ieri non sarebbe stata una partita così facile e sicura da riuscire a portare a casa i 3 punti utili per risalire la classifica. E di sicuro anche gli errori commessi dai rosa in campo sono stati fatali. E così, per mancanza di attenzione e giusta cattiveria, gli uomini di Iachini tornano a Palermo sconfitti per 2-0 a Torino, nonostante abbiano trovato una Juventus leggermente inferiore alla sua solita media. Adesso tutta la concentrazione della squadra è rivolta a questo mercoledì, quando in rosa affronteranno in casa una delle concorrenti dirette per la lotta alla risalita della classifica, il nuovo Chievo firmato Maran. Torna al sorriso il Catania grazie alla vittoria colta dai rossazzurri con il risultato di 3-1 contro il Vicenza nella 10ª giornata di B. Il primo tempo tra le due squadre risulta piuttosto noioso, al Massimino a dominare, la noia nulla o quasi da segnalare. Nella ripresa la musica cambia, i siciliani si presentano in campo trasformati e passano subito in vantaggio con Zani, che corregge in porta un bell'assist di rovesciata di Calaiò. I padroni di casa non sembrano davvero inarrestabili ed avrebbero l'occasione di raddoppiare subito al 54esimo. L'appena entrato dei biancorossi sbrissa, abbatte in area Martigno e si fa espellere. Sul dischetto si presenta Rosina, che calcia malissimo e si fa parare il rigore da Bremez. Per il fantasista etneo è il secondo errore consecutivo dagli 11 metri. Ma i rossazzurri sono troppo determinati e trovano poi il 2-0 all'82esimo, con un altro rigore trasformato dal bomber Calaiò. Ad 1 minuto dal 90esimo il 3-0 siglato da Martigno. Per il Vicenza solo le briciole, ed a tempo scaduto Garcia segna il gol della bandiera. Dopo le 3 sconfitte consecutive torna a splendere un timido sole in casa Catania. Prossimo impegno, sempre casalingo, martedì 28 ottobre alle 20:30 contro un'altra neopromossa, la Virtus Entella. Agonismo, fair play e buona cornice di pubblico al Pala San Pognaro di Ficarazzi nel triangolare di volley femminile giocato sabato scorso e riservato alle squadre militanti nel campionato di seconda divisione femminile. Prima di iniziare è stato dedicato un minuto di silenzio in memoria dell'operaio morto di infarto a Ficarazzi e di un giovane prematuramente scomparso. Ad uscire vincitore da questo triangolare la VEG Volley Palermo, seconda classificata l'Euro Volley Bagheria ed infine terzi nel podio le giocatrici del Volley Città di Ficarazzi. L'allenatore di quest'ultima squadra, Franco Comparetto, attraverso questo triangolare ha avuto modo di provare molti ricambi tra le giovani campionesse under 14 che l'anno scorso sono arrivate terze alle finali provinciali di categoria. Durante la cerimonia finale sono state premiate la centrale Antonella Messineo, la palleggiatrice Lidia Castronovo e la ficarazzese Noemi Ballarò. Una festa dello sport con un solo ospite rappresentativo, il maestro di arti marziali Enzo Di Liberto e consorte, sempre presenti col Ficarazzi, grazie alla concessione ad uso gratuito della sala pesi presso la polisportiva Ling di Bagheria e la concessione delle infrastrutture logistiche e dell'impianto per il beach volley in estate. You sexy, sexy dancer. Thank you.
volete ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini, vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Un prodotto buono e genuino è il kaki, il frutto che è stato inserito nello speciale elenco dei prodotti agroalimentari tipici siciliani. Il kaki o diospiro, noto come il comune nome di loto del Giappone, albero della famiglia delle erbacee originaria della Cina settentrionale del Giappone, piante sempreverdi e cespugliose, che genera un frutto, cioè una grossa bacca quanto una mela, dalla vivace colorazione mattone denominato in dialetto kaki. Per questo a Misilmeri si effettua ogni anno una celebrazione del prodotto con la Sagra del Kaki, iniziativa di promozione del frutto tipico locale, con degustazioni di prodotti tipici, frutti e pasticceria a base di kaki. Ieri è l'ennesima edizione che ha attirato fans del dolce frutto e turisti che non lo conoscono ma vengono incuriositi dalla sua fama. Misilmeri è un'area famosa per la coltivazione del kaki, nello specifico l'agro misilmerese, soprattutto specializzato nella coltivazione della cultivar farmicista Onorati, particolare varietà che presenta l'assenza dell'osso all'interno del frutto. È terminata ieri la masterclass, partita venerdì scorso e tenutasi all'interno della splendida cornice di Palazzo Cutò a Bagheria, sotto la direzione artistica del vocal coach Fabio Lazzara. A parteciparvi numerosi talenti del Festival Internazionale Italian Award Discography della patron Maria Nucatola, che ogni anno coinvolge giovani talenti provenienti da tutta Europa. Una masterclass di qualità e spessore che tra i tanti partecipanti ha visto numerosi volti noti della musica italiana e non, quali Alfonso Gianluca Gucciardo, medico della voce, l'attore Diego Orta Miguel, i maestri Enzo Campagnolo, Dario Faini e Gaspare Maniscalco, il discografico Claudio Noto ed il talent scout Francesco Davoli. Un mix di teoria e pratica delle loro esperienze hanno dato vita ad uno spettacolo di saperi e sapori musicali senza precedenti. Al termine della masterclass è stato consegnato un attestato a tutti i partecipanti. Terminata la masterclass, nessuna pausa. Sono infatti partite subito le semifinali dell'Italian Award Discography che, dalla serata di ieri fino a mercoledì prossimo, vedranno esibirsi a Palazzo Cutò più di un centinaio di ragazzi, tutti accomunati dalla passione per la musica e dall'obiettivo di arrivare alla finale del festival che vedrà la sua conclusione nel prossimo mese di gennaio, dove i più meritevoli si contenderanno l'ambito primo posto al Teatro Politeama di Palermo. Questo programma è stato offerto da Buon inizio di settimana a tutti gli affezionati di ilmeteo.it. Previsioni per lunedì 27 ottobre 2014. Il tempo peggiora sulla Sicilia ed est Sardegna con piogge localmente intense. Ecco il dettaglio realizzato da ilmeteo.it. Al nord cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, maggior nuvolosità sarà presente sul Piemonte, specie cuneese ed ovest piemontese, dove non si escludono dei piovaschi.
boschi. Al centro nubi e locali piogge su Abruzzo e Molise, bel tempo sul resto delle regioni peninsulari, peggiore invece sulla Sardegna orientale con piogge diffuse anche temporali sull'Olbiatese. Al sud tempo in peggioramento sulla Sicilia con piogge via via più diffuse, ma il tempo atteso sul Catanese e Siracusano anche con nubifragi, piovasti intermittenti sulle coste pugliesi e ioniche calabresi, nubi e sole altrove. I venti soffiano deboli tutti dai quadranti orientali. Temperature previste minime in locale, lieve aumento e comprese tra i 6 e i 17 gradi su tutto lo stivale. Durante il giorno ci attendiamo invece 12-17 gradi al nord, 13-20 gradi al centro e fino a 21-22 gradi al sud. Carissimi, il meteo.it termina la sua previsione. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 27 ottobre, si ricorda Sant'Evaristo Papa. Il nome Evaristo deriva dal greco eu, bene, e Aristos, il migliore. Fu poi tramandato nella forma latina Evaristus e significa che piace, amato. Dice il proverbio, ottobre piovoso, campo prosperoso. Sono nati oggi Nicolò Paganini, Roberto Benigni, Margaret Mazzantini. Il 27 ottobre 1275 viene fondata la città di Amsterdam, un villaggio di pescatori sul fiume Amstel che iniziò molto presto a dedicarsi al commercio e che di lì a poco divenne fiorente. Nel 1904 viene inaugurata la prima linea di metropolitana della città di New York. Il sistema diventerà il più grande degli USA e uno dei più grandi del mondo. Infine, il 27 ottobre 1986, i rappresentanti delle religioni di tutto il mondo si riuniscono ad Assisi su invito di Giovanni Paolo II. È un evento senza precedenti nella storia. Da Assisi, il Papa chiede la sospensione di ogni atto di guerra per 24 ore. Albert Einstein ha detto: un tavolo, una sedia, un cesto di frutta e un violino. Di cos'altro necessita un uomo per essere felice? Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, lunedì 27 ottobre. Ariete, il trigono che la Luna, sempre favorevole al segno, oggi intreccia con Urano, promette di regalarvi un'ulteriore iniezione di ottimismo, che vi tornerà utile sul lavoro, ma anche nel privato. Eventuali tensioni vengono superate di slancio. Toro, contate e ricontate, ma c'è qualcosa che non vi torna. Il bilancio familiare mostra qualche falla e non riuscite a spiegarvene il perché. Forse è arrivato il momento di esporre le vostre perplessità in famiglia e di discuterne insieme. Gemelli, la situazione non vuol saperne di riprendere quota e voi cominciate a scalpitare. Avete i nervi a fior di pelle e la lingua fin troppo sciolta. Prima di parlare contate almeno fino a 10, è il modo migliore per evitare di dire qualche sciocchezza. Cancro, non c'è molto da fare, la situazione è sotto controllo e non si intravedono complicazioni né problemi di alcun genere. Potete rilassarvi, interessi culturali e vita sociale sono in cima alla hit parade dei vostri pensieri, siete indaffaratissimi. Leone, una bella novità, imprevista quanto gradita, potrebbe aprirvi uno scenario nuovo e decisamente migliore rispetto ai giorni appena trascorsi. Il lavoro comincia finalmente a riprendere slancio, ma non dovete avere fretta di agire. Datevi tempo. Vergine, l'ostilità della Luna, sempre in pesante contrapposizione al segno, rende tutto più faticoso e complicato. Cominciate proprio ad averne abbastanza. Avreste voglia di mollare tutto e di partire per una vacanza, ma il senso del dovere ha il sopravvento. Bilancia, la Luna in vivace sestile e Giove in analoga e favorevolissima angolazione vi permettono di affrontare la giornata con piglio ottimista. Ma anche se tutto sembra disporsi a vostro favore, non perdete mai di vista un pizzico di prudenza. Scorpione, indaffarati a sbrigare le tante questioni in sospeso, siete un po' latitanti in famiglia. Lo intuite dai bronci e dai borbottii dei vostri cari. Trovare un modo per farsi perdonare le eventuali mancanze non è difficile, basta lavorare di fantasia. Sagittario, tanti e molto favorevoli i movimenti planetari che si svolgono sopra il vostro cielo. Protagonisti assoluti la Luna, Mercurio, Giove e Urano.
La fantasia, unita a una certa abilità finanziaria, vi consentiranno di concludere un ottimo affare. Capricorno, il panorama astrale non promette scintille. Trascorrerete la giornata impegnati nelle solite cose. Avreste sperato in qualcosa di più emozionante. La fantasia non vi manca, adoperatela allora. Fatevi venire un'idea per vivacizzare la serata. Acquario, relazioni sociali al top. Che siano amicizie o amore, una cosa è certa. Qualcosa di molto gradevole illuminerà la vostra giornata. Forse il consiglio è superfluo, comunque non rifiutate nessun invito. Potrebbe celare un'occasione unica. Pesci, la contrastante quadratura lunare è appesantita dalle disarmoniche trame intrecciate da Venere e Nettuno. Possibili tensioni sul lavoro, dove potreste trovare una certa difficoltà a far passare le vostre proposte. Ma non perdetela.